Allora, scusate il ritardo, buonasera a tutti. Siamo oggi molto lieti di poter offrire alla vostra attenzione un ulteriore tassello della sistematica operazione di cambiamento che stiamo cercando di attuare nel nostro paese e che sta rispettando tutte le scadenze che ci siamo autoimposti con grande determinazione per arrivare all'appuntamento di oggi, o meglio, del mese di aprile, quindi l'ultimo giorno utile, con proposta che il Presidente del Consiglio, che il Ministro Madia, che il Governo intende fare sul tema della riforma della pubblica amministrazione. Sorrido un attimo perché quando abbiamo detto riforma della pubblica amministrazione nel mese di aprile potete immaginare la gioia di Marianna Madia che in questo mese ha anche fatto altro, tra l'altro. Una cosa molto più bella e significativa della riforma della pubblica amministrazione, vale a dire Margherita, però le sono particolarmente grato perché il lavoro che ha fatto, che ha svolto e il metodo che mi ha consigliato di seguire è particolarmente interessante e importante. Cerco di essere molto rapido per poi lasciare a Marianna l'individuazione delle singole voci che possono suscitare maggiormente la vostra attenzione. Noi abbiamo già presentato come governo con il Ministro Madia in commissione competente o in aula direttamente le linee guida in commissione affari costituzionali. Il Ministro Madia ha già presentato le linee guida, le abbiamo sintetizzate in tre che adesso vi leggiamo e vi consegniamo e che sono il tentativo di un cambiamento radicale dentro la PA. Ma poniamo anche una questione di metodo. La questione di metodo è che noi pensiamo che la riforma della pubblica amministrazione fatta contro le lavoratrici e i lavoratori della pubblica amministrazione abbia le gambe corte. Cioè, facciamo esempi che non siano esempi facilmente attribuibili. Se io passo le giornate a dire sei un fannullone, è difficile che il destinatario dell'invettiva si senta particolarmente motivato. Vuoi forse tu sostenere che non esistano i fannulloni? Certo che esistono i fannulloni nella pubblica amministrazione e non solo, ma compito di chi dirige non è lamentarsi di ciò che c'è, è provare a cambiare. Questo è il punto centrale. Allora, sulla base di questo, noi abbiamo scelto un metodo di lavoro che è rafforzato dal fatto evidente del periodo particolare che stiamo vivendo, vale a dire se uno va a starnutire gli viene detto ehi, c'è la campagna elettorale e come avete visto questo ha cambiato, è successo, grande. Questo ha cambiato significativamente anche l'agenda del sottoscritto oltre che di tanti altri. Se avessimo presentato oggi il disegno di legge delega e il decreto conseguente avremmo avuto immediatamente le polemiche e le contestazioni di un atto tipico della campagna elettorale. Le due considerazioni, il bisogno di coinvolgere le donne e gli uomini che lavorano nella pubblica amministrazione e il tentativo di togliere questa discussione dalla campagna elettorale, come avete visto è una questione che già si è posta per le riforme costituzionali, che come avete visto andranno in fase di votazione finale in prima lettura dopo il passaggio elettorale, non prima, onde evitare che qualcuno possa dire che la riforma costituzionale è un successo dell'uno piuttosto che dell'altro, ci portano a fare una discussione di metodo di questo genere. Noi offriamo l'attenzione di tutti coloro i quali lavorano dentro la pubblica amministrazione le tre linee di indirizzo e determinati interventi concreti, che sono già articoli di un disegno di legge delega, ma che sono aperti alla discussione, all'approfondimento, al confronto. Vale per i dipendenti della pubblica amministrazione, ma vale per i soggetti sociali protagonisti, vale per le forze sindacali, se vorranno farci avere la loro opinione, vale per il mondo produttivo, vale per tutti quelli che si sentono chiamati alla riflessione sulla pubblica amministrazione.
non è una generica apertura di dialogo, è un'indicazione di alcune scelte di fondo, la proposta del dibattito, come abbiamo già fatto per le riforme costituzionali. Ricorderete che il nostro testo non è stato un testo preso prendere o lasciare, ma è stato un testo aperto alla discussione per 20 giorni. In questo caso, se lo mettessimo solo per 20 giorni, dovremmo fare il disegno di legge il 21 maggio. Quindi abbiamo scelto di aprire la discussione per 30 giorni anziché per 20 giorni e il provvedimento in Consiglio dei Ministri sarà fatto venerdì 13 giugno. Quindi lasciamo 40 giorni, perché non venerdì 6 giugno? Perché venerdì 6 giugno è il giorno in cui torniamo dal G8, insomma, per una questione tecnica, G7, con le questioni che conoscete. E allora, e poi a Marianna il compito di individuare nel merito i punti. Parte una lettera a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione. I tre punti sono: uno, sul capitale umano, e vengo poi a concretizzare e a definire le proposte che noi inseriamo nella discussione. Due, tagli agli sprechi e alla razionalizzazione dell'amministrazione, il cosiddetto Sforbice Italia. Tre, gli open data come strumento di trasparenza, digitalizzazione dei servizi e innovazione. Capitale umano, innovazione, taglio alle strutture che non sono più necessarie. Dici, ma perché fate questo percorso? Perché vi confesso che pian piano che le cose stanno entrando iniziano a crederci anche i più scettici. Quando qui abbiamo fatto la conferenza stampa degli 80 euro le facce erano: oh, sarà impossibile. Ora che ci sono, uno inizia a dire: beh, quando abbiamo detto meno 10% sull'IRAP, la gente ha detto: beh, insomma, vediamo. Quando abbiamo detto meno 10% sulla bolletta elettrica, e vi garantisco che questo tema siamo pronti a farlo partire, vediamo se lo facciamo partire subito dopo le elezioni, anche questo per evitare che sia considerata una misura elettorale. Tutte le cose che abbiamo promesso le stiamo mandando avanti. Allora, la lettera che cosa dice? La lettera dice, non la leggo mica, no, la lettera ve la lasciamo, è una, leggo la fine soltanto, mi sembra una buona riflessione. Allora, anche perché c'è la casella di posta elettronica. Il tema è: nel metodo non si fanno le riforme della pubblica amministrazione insultando i lavoratori pubblici, quindi vi coinvolgiamo. Nel merito, ecco le nostre idee concrete. Il cambiamento comincia dalle persone. Le innovazioni strutturali partono dalla programmazione strategica dei fabbisogni, ricambio generazionale, maggiore mobilità, mercato del lavoro nella dirigenza, misurazione reale dei risultati, conciliazione dei tempi di vita e lavoro, asili nido nelle pubbliche amministrazioni. Sono sette filiere che hanno a loro volta delle misure concrete che adesso vi leggiamo. Due, tagli agli sprechi e alle riorganizzazioni. Questo è facile, non c'è bisogno che ve lo legga. Ho bisogno di dirvi su che cosa immaginiamo che questo si concretizzi. Tre, gli open data. Possiamo utilizzare le nuove tecnologie per rendere pubblici e comprensibili i dati di spesa e di processo di tutte le amministrazioni centrali e territoriali, ma anche di semplificare la vita dei cittadini. E qui c'è il PIN digitale. Adesso vi vado a leggere rapidamente quali sono i punti, salvo poi lasciare a Marianna il compito di rispondere nel merito, perché credo che funzioni molto di più. Il cambiamento comincia dalle persone. Noi individuiamo alcuni punti. L'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio, che ove attuato in modo rigido comporta la possibilità a 0 euro di immissione di 10.000 posti di lavoro per i giovani nella pubblica amministrazione. La modifica dell'istituto della mobilità volontaria obbligatoria, l'introduzione dell'esonero dal servizio, l'agevolazione del part-time, l'applicazione rigorosa delle norme sui limiti ai compensi che un singolo può percepire, compreso circolare Madia del primo giorno, il cumulo con il reddito da pensione. La possibilità di affidare mansioni assimilabili, il cosiddetto demansionamento, quale alternativa opzionale per il lavoratore in esubero. Il turnover, la semplificazione delle regole sul turnover. La maggiore flessibilità alle assunzioni delle amministrazioni locali, che significa che io ti do il limite di spesa, però non ti dico che devi prenderne X così
Y, è un tema che i comuni ci hanno posto tante volte. La riduzione del monte ore per il 50% dei permessi sindacali nel pubblico impiego. La introduzione del ruolo unico della dirigenza, non più dirigenti di prima e di seconda fascia, ma non più segretari generali nei comuni. La introduzione del ruolo unico della dirigenza a livello nazionale. La possibilità di licenziamento per il dirigente che rimane privo di incarico oltre un determinato termine. La valutazione dei risultati, secondo criteri che poi Marianna potrà approfondire, rendere più rigoroso il sistema di incompatibilità dei magistrati amministrativi. Questa prima filiera di interventi è pronta, noi possiamo trasferirla domani mattina in un disegno di legge più che in un decreto, beh qualcosa anche in un decreto legge, noi cerchiamo di limitare l'esercizio del decreto legge, è un'assoluta rivoluzione nel cambiamento della pubblica amministrazione e del capitale umano. Però diciamo, prima di dare ufficialmente il via libera al procedimento normativo, vi ascoltiamo. Vogliamo sapere, tu che sei da 32 anni di ragioniere capo del comune di Vatte da Pesca Terme, dici cosa faresti tu, dici cosa pensi, sei d'accordo su questa norma? Non abbiamo paura di confrontarci. Questa idea del governo arrogante che ha deciso cosa fare va avanti, noi abbiamo le idee molto chiare, però se qualcuno le ha migliori, cambiamo idea, non abbiamo paura. Però ci portate alla discussione sui contenuti, non sui metodi. Non ci dite siamo arroganti, ci dite ma forse avete torto. E noi se abbiamo torto siamo disponibili a parlarne, a discutere, a capire, a cambiare. Secondo punto, i tagli agli sprechi e alla riorganizzazione dell'amministrazione, con la riorganizzazione strategica della ricerca pubblica, aggregando gli oltre 20 enti che svolgono funzioni simili, per dare vita a centri di eccellenza. So che non vi affascina questa cosa qui, ma questa è una rivoluzione pazzesca. Ci sono oltre 20 enti di ricerca in Italia, poi ci si lamenta che la ricerca è frastagliata e non funziona. La riorganizzazione del sistema delle authorities, la soppressione della commissione di vigilanza sui fondi pensione con l'attribuzione delle funzioni alla Banca d'Italia, la centrale unica per gli acquisti per tutte le forze di polizia, la centrale unica per gli acquisti per le forze di polizia, la gestione associata dei servizi di supporto sia a livello locale, pensate al piccolo comune che può avere o nell'unione di comuni preferibile o nella ripensato ente provinciale un soggetto che acquista per tutti, l'accorpamento di ACI, PRA e motorizzazione civile, una sola scuola nazionale dell'amministrazione, quante sono oggi? 5? Cioè c'è la scuola del MEF, c'è un'unica scuola, l'accorpamento delle sovrintendenze e la gestione manageriale dei poli museali. Vi vedo entusiasti. La riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio. Perché la Ragioneria Generale dello Stato deve avere le sedi provinciali? La Ragioneria Generale dello Stato, le Ragionerie Provinciali, le sedi dell'Istat e riduzione delle prefetture a non più di 40. Nei capoluoghi di regione e nelle zone più strategiche per combattere la criminalità organizzata e per funzioni strategiche dello Stato. L'eliminazione dell'obbligo per le aziende di iscriversi alla Camera di Commercio, offrendo la libertà di scelta. La razionalizzazione delle autorità portuali, l'inasprimento delle sanzioni nelle controversie amministrative, qui c'era una modifica nel testo che è molto interessante, ve lo illustrerà nel dettaglio Marianna, con tutto il tema delle sanzioni per le liti temerarie, la modifica della sospensiva e la modifica delle sanzioni per le liti temerarie. Cosa vuol dire? Se io faccio una lite temeraria nel processo amministrativo, devo essere sanzionato di lite temeraria, è quella lite dove non hai alcuno spazio e che è finalizzata soltanto a perdere tempo. La sospensiva si dà con più cautela.
E poi l'ultimo punto, che è quello che mi entusiasma di più a me, ma che capisco interessi meno, l'introduzione del PIN del cittadino. Io faccio sempre lo stesso esempio: oggi la pubblica amministrazione parla 13 linguaggi diversi e il cittadino deve comprarsi il traduttore. Noi vogliamo che la pubblica amministrazione parli lo stesso linguaggio, il cittadino basta sapere una lingua, il suo PIN entra e dalle multe in giù. Lavora su tutto, e poi c'è l'accelerazione della riforma fiscale, la unificazione e interoperabilità delle banche dati, la standardizzazione della modulistica in materia di edilizia e di ambiente. Qui chiediamo una mano anche ai comuni. Avere i moduli unici, non è possibile che tu nel comune X abbia un certo modulo per l'urbanistica, sei un geometra, e nel comune Y tu abbia esattamente opposto. La standardizzazione del modulo. Il fatto che il sistema delle spese e dei pagamenti diventi open data, come abbiamo più volte fatto notare, la lettera si conclude con scritto: se l'impianto vi convince, aiutateci a capire come, in che forma, evidenziate quali progetti vi sembrano più realizzabili e quali vi sembrano quelli su cui è maggiore il disaccordo. Sarà per noi importante leggere le vostre considerazioni, le vostre proposte, le vostre critiche. Scriveteci all'indirizzo rivoluzione@governo.it. La consultazione è qualcosa, sto cercando di fare quello molto istituzionale, però qualcosa la Maria mi è stata costretta a concedermelo, tutto il resto è stato attentamente verificato. Dal 30 aprile al 30 maggio la consultazione, il 13 giugno i provvedimenti in Consiglio dei Ministri. Che mi sono scordato, Marianna? Dai, un po' di lavoro scordato. Allora le domande le fate alla Marianna sul merito dei provvedimenti, che prego. Buonasera, Marco Conti del Messaggero. Presidente, le volevo chiedere, visto che lei non vuole essere accusato di essere arrogante, però qualcuno dice pure che rischia di essere un uomo che arretra, che tempi dà a questa riforma per essere approvata? Perché ha messo il timing del 6 giugno, però poi Consiglio dei Ministri, che significa decreto, cosa significa? Andiamo avanti, Marco, poi fate domande tecniche anche sui singoli provvedimenti, perché prego. Tempi. Buonasera, Flavia Fratello, La 7. Vorrei sapere se ci sono però all'interno di questa discussione dei punti inderogabili. Allora, sto segnando perché non ho una penna. La data, no, ti scusa, ti chiedo la penna, se te ce l'hai. Inderogabili, poi. Domanda. Luca Cifoni, Messaggero. Domanda tecnica sul punto preferito al Presidente, cioè il PIN. Adesso ne esistono varie versioni, c'è quello dell'Agenzia delle Entrate, c'è la famosa carta dei servizi, c'è quello dei comuni, c'è tutta una storia di questa produzione negli ultimi anni, anche in concorrenza tra varie amministrazioni dello Stato. Quindi come pensate di risolvere questo punto per evitare che vada avanti per anni? Bene, poi i punti, moltissime riorganizzazioni, però rimangono quegli 85.000 esuberi di cui si parlava, cifra indicativa, ma ci sarà una possibilità di prepensionamenti, esoneri, incentivati, bene, cose di questo tipo? Domanda, andiamo avanti. Salve, Ida Colucci del TG2. Volevo sapere, diciamo, per tutta la parte che riguarda il capitale umano, i cambi di mansioni, eccetera, che tipo di rapporto intende instaurare con i sindacati rispetto a quello che abbiamo conosciuto finora? Andrea Bassi del Messaggero. Quanti siete del Messaggero? Siamo fuori quota oggi del Messaggero. Ho capito che l'interesse, però c'è da fare la revisione della spesa, parlare col direttore. No, io volevo sapere una domanda per il ministro Madia, se c'era qualche dettaglio in più su quello, sempre sul capitale umano, sui prepensionamenti, sul turnover, quindi se c'è un rapporto di quante persone verranno, di quanti giovani entreranno rispetto a quante persone poi andranno in pensione, e siccome mi pare di capire che poi tutto l'impianto di questo provvedimento sia comunque in un'ottica di spending review, se c'è, siccome Cottarelli aveva indicato dal settore della pubblica amministrazione un risparmio di 3 miliardi di euro, se questo provvedimento porterà questi 3 miliardi o se ci sono delle cifre aggiornate. Angela Mauro.
Sì, lei ha parlato di centrale unica per acquisti delle forze di polizia. Siccome il caso del SAP ieri, gli applausi ai poliziotti condannati per il caso Aldovrandi, ha fatto emergere almeno nel retroscena dei malessere anche della polizia per i tagli annunciati al comparto sicurezza nel DEF, mi chiedevo se in questa riforma ci sono altre cose che riguardano il settore. Si danno poveri capelli, la domanda, prego. Tra accorpamenti e razionalizzazioni, avete calcolato il numero esatto degli esuberi e che fine fanno questi esuberi? L'ultima? Basta. L'ultima, un'altra, proprio per la sette, poi dicono che la sette c'è tutto lo spazio, vai. Che sono due in realtà. Sì. Allora, quando si parla di ruolo unico dei dirigenti vuol dire che non ci sono più le fasce e quindi anche il discorso di limitare lo stipendio per fasce che era saltato l'altra volta vale, cioè si risolve bene. Così. Seconda domanda, che cosa intendete esattamente per gestione manageriale del polo museale? Allora, dico alcune cose io e poi lascio la parola a Mariana nel merito. Partendo da quest'ultima domanda, ci sono state nella discussione politica di questi giorni alcune anticipazioni o presunte tali che sono diventate delle tavole della legge. Il numero degli esuberi, la riduzione degli stipendi. Noi abbiamo semplicemente detto che avremmo messo un tetto al posso avere un goccio d'acqua per piacere, che avremmo messo un tetto allo stipendio massimo, che è quello di 240.000, che diventa 240.000 euro. Per cui mi sentirei di dire che non, così rispondo a 4 o 5 domande insieme, che non c'è un tema di esuberi della pubblica amministrazione, non c'è un tema di esuberi. La pubblica amministrazione italiana ha una media tra lavoratori e cittadini che è in media, che è uguale a quella degli altri paesi europei, anzi è minore di Francia e Inghilterra, è calcolata di più sulla Germania, ma la Germania ha un sistema particolare di calcolare il personale che lavora nella sanità. Questo è il quadro. Quindi chi vi dice servono 3 miliardi per cui sono X esuberi, vi fa un ragionamento che è esattamente opposto a quello che noi vorremmo fare. Noi i risparmi non li vogliamo fare dicendo eliminiamo X dirigenti, ma se tu metti insieme nella singola realtà territoriale la prefettura, la ragioneria generale dello Stato oppure la ragioneria la fai soltanto regionale o non la fai proprio su base regionale, la sede di tutti gli enti del governo, sai quanto risparmi? Molto di più che non con l'esubero. Il punto è se quella parte di persone che sono a lavorare sono messe in condizioni di lavorare bene o male. Questo è il punto. Allora, la riorganizzazione della pubblica amministrazione non nasce dalla spending review, non è un problema di soldi. Poi noi vogliamo risparmiare e risparmieremo, ma il punto vero è l'efficienza del servizio. Noi vogliamo garantire a chi entra in un ufficio pubblico di sentirsi a casa. A chi si trova a che fare con un dipendente pubblico, di avere a che fare non con una controparte, ma con una persona con la quale possa dialogare, perché no, grazie mille, e che possa essere per alcuni aspetti persino un collaboratore, un partner, un amico. Renzi, la stai prendendo larga? No, vi sto dicendo che questa discussione che è stata impostata, 88.000 esuberi, 3 miliardi di risparmi, è una discussione della quale Marianna, io e gli altri ministri non siamo partiti. Noi pensiamo che si debbano ridurre le sovrapposizioni, che si debba dire a chi lavora nel pubblico, e sono tanti, se tu fai per bene, con orgoglio il tuo lavoro, ma per quale motivo devi sentire una controparte che ti fa la riforma facendotela planare sulla testa senza mai coinvolgerti e in qualche modo portarti con sé? Anzi, mi aspettavo la domanda, ma perché non c'è il decreto? Perché hai fatto come l'altra volta che hai detto il 12 marzo una cosa e poi il decreto è arrivato un mese e mezzo dopo? Esattamente per questo motivo, perché nonostante quello che viene detto, il metodo di lavoro che noi stiamo utilizzando è un metodo di lavoro il più possibile partecipato. Io non ho paura
di fare una discussione dal monte ore dei sindacati fino alla gestione dell'ingresso dei giovani nella pubblica amministrazione, fino al fatto di riorganizzare le autorità indipendenti o di dare una maggiore trasparenza all'utilizzo dei denari o modificare le regole del sistema amministrativo. Non ho paura, non abbiamo paura, siamo pronti a discutere di questo, però ci diamo dei tempi secchi. E è evidente che nella riforma della pubblica amministrazione niente è inderogabile. Noi non pensiamo che questa riforma sia un prendere o lasciare. La filosofia però sì. La filosofia, me la fate sintetizzare e poi lascio la parola a Marianna anche a rispondere alle altre domande. La filosofia è: uno, c'è un sacco di bella gente che lavora nella PA, va premiata. C'è qualche fanullone? Sì, ci sono. Quelli vanno stangati. Dire sono tutti fanulloni o dire siccome non tutti sono fanulloni premiamo tutti è il modo che ha distrutto l'organizzazione della pubblica amministrazione italiana. E su questo proponiamo delle risposte precise e puntuali. Il ruolo unico della dirigenza è, tecnicamente parlando, tanta roba, una cosa che va avanti da anni come discussione. La scelta di riorganizzare il sistema dell'istituto della mobilità, del turnover, anche, lasciatemelo dire perché questo è molto importante, il trattenimento in servizio, la possibilità del demansionamento soltanto in caso di lavoratore in esubero è positivo, è una veramente una grandissima novità. Secondo punto, riduzione degli spazi di organizzazione dello Stato. Noi non possiamo avere oggi delle realtà, perché è inutile che noi aboliamo il ceto politico delle province se poi non siamo disponibili a ridurre la presenza dello Stato nelle realtà, lasciando maggiore libertà anche se volete, e contemporaneamente, fatevela dire in questo modo, invitando i comuni a fare altrettanto, per cui io mi auguro, ho parlato stamani mattina con Piero Fassino, che corrisponda a questa azione del governo un'azione dei comuni italiani, in parte per accorpare almeno i servizi. Comune con 150 persone abitanti, e la polizia municipale è chiaro che la fa a scavalco con quell'altro. È chiaro che può mettere in rete alcuni servizi, però permettetemi di dire che il tema delle 8.000 municipalizzate a noi ci rimane qui, ci rimane sul collo, perché è un tema che va assolutamente affrontato. E poi tutto il tema dell'ICT. Ecco, su questi tre punti, questi sono i tre punti inderogabili. Capitale umano, meno burocrazia sul territorio, semplicità e una massiccia dose di innovazione tecnologica. Su questi tre punti fondamentali. Poi io credo che su molte cose sarà bello leggere anche il dibattito di questo mese. Io sono convinto, sono curioso di capire i sostenitori della tesi per cui i magistrati amministrativi non debbano avere restrizioni. Lo leggo volentieri. Sono curioso di capire le tesi di chi dirà che i permessi nel pubblico impiego per i sindacati sono pochi. Sono curioso di leggere queste cose qui. O che bisogna eliminare il tetto che abbiamo messo noi. Sarà una bellissima discussione. Un mese di grande discussione, si sbizzarriranno i politici, i professori, i tecnici, gli amministrativisti, poi noi prendiamo e facciamo il disegno di legge e se necessario il decreto, io preferirei evitare il decreto e la riforma della PA diventerà legge, come ce lo spiega Marianna. Temo che tu abbia risposto a tutto. No, ti lasciamo. Turnover, centrali acquisti, PIN, esubero ho risposto. Inderogabile ho risposto e i sindacati ti ho tolto. Allora, partirei dal rapporto con i sindacati perché mi sembra molto importante. Io già nelle linee programmatiche che ho presentato in Commissione Affari Costituzionali ho chiesto ai sindacati un confronto innovativo, che significa no a tavoli di negoziato, ma sì a un confronto puntuale nel merito delle proposte. E quindi io non solo mi aspetto che intervengano in questo dibattito, ma mi auguro che intervengano in questo dibattito, e penso che noi oggi offriamo dei punti molto concreti e molto puntuali
che certamente, insomma, a parte quelli che li riguardano più direttamente, che possono essere oggetto di una discussione ricca insieme a loro, però innovativa perché i tempi sono certi. Cioè, penso che la vera rivoluzione del metodo che noi offriamo è che già diciamo quando andiamo in Consiglio dei Ministri, ed è lo stesso metodo che ho proposto ieri alle regioni e ai comuni, che ho voluto incontrare ieri, quindi prima del Consiglio dei Ministri di oggi. Errani e Lanci hanno accettato di avere altri 5 incontri da qui al Consiglio dei Ministri del 13 giugno, 5 incontri tematici su aspetti puntuali che noi oggi qui stiamo elencando e indicando, perché ad esempio per il PIN, ma non soltanto per il PIN, per tutto il tema della dirigenza, per il tema della mobilità, noi abbiamo un bisogno estremo di fare questa riforma insieme agli enti locali, e quindi credo che prima di arrivare in Consiglio dei Ministri sia necessario decidere insieme per poi attuare insieme ai territori. Per quanto riguarda il ruolo unico, le fasce e i tetti, è vero che non ci sono stati poi tetti sulle fasce, ma questa è stata una scelta politica, non è che sono saltate all'ultimo momento. Noi abbiamo voluto, per una ragione di equità sociale, il Presidente del Consiglio la chiama Norma Olivetti, porre un tetto apicale, ma non vogliamo intervenire sulle fasce intermedie. Mentre invece penso che sia molto importante unire il ruolo unico al fatto che la carriera verrà portata avanti nella pubblica amministrazione per incarichi e non più per fasce. Questo diventa fondamentale anche per le retribuzioni di risultato che saranno anche legate all'andamento dell'economia, ma diventa fondamentale anche perché la valutazione non solo verrà fatta seriamente e concretamente, ma entrerà nel vivo dei percorsi di carriera, perché è evidente che nel momento in cui io dovrò conferire un incarico a un dirigente, sarà per me molto importante andare a vedere come è stato valutato negli anni dell'incarico precedente. Torno sul tema che ha già affrontato il Presidente del Consiglio, ma credo che sia veramente lo spirito di questa riforma. Noi oggi proviamo a proporre una riforma della pubblica amministrazione che forse per la prima volta da diversi anni non parte da un obiettivo di contenimento di spesa, ma parte da una visione. Ed è per questo che uno dei primi punti è il ringiovanimento. Ringiovanimento non fatto per avere semplicemente più giovani e meno anziani, ma ringiovanimento selettivo e strategico, perché noi pensiamo che si debba ripartire da una pianificazione strategica dei fabbisogni e degli obiettivi di ogni amministrazione, come del resto si fa in una normale azienda. Noi stiamo parlando della più grande e importante azienda del nostro paese. Perché ci sono dei settori, penso ad esempio alla digitalizzazione, che è impensabile fare senza le nuove generazioni competenti e selezionate, e noi invece sono ormai decenni che abbiamo impedito, precluso a diverse generazioni di avere un percorso sano nella pubblica amministrazione, di poter fare di poter scegliere un lavoro e aver accesso a quella professione in modo sano, tant'è che abbiamo delle patologie da sanare, come vincitori di concorso non assunto o come gli infiniti ormai bacini di precarietà che ci sono nella pubblica amministrazione. Credo che prima di tutto la pubblica amministrazione, come azienda leader, vorrei che diventasse azienda leader nel nostro paese, debba dare il buon esempio. Come facciamo a fare leggi che contrastano la precarietà nel privato quando poi abbiamo infiniti bacini di precari nella pubblica amministrazione? E proprio perché partiamo da una pianificazione strategica dei fabbisogni e non da un'ottica di contenimento della spesa, io non ho problemi a parlare di eventuali
prepensionamenti e ci tengo a sottolineare che le norme sui prepensionamenti in deroga alla legge Fornero nel pubblico impiego sono state introdotte dal governo prima Monti e poi Letta per quanto riguarda gli enti locali, quindi non sarebbe un'innovazione del governo Renzi. Ma ci sono delle cose che si possono fare prima, che sono quelle che ha elencato il Presidente del Consiglio, prima fra tutte l'abrogazione dell'istituto di trattenimento in servizio che libererebbe a essere prudenti 10.000 posti, ma probabilmente molti di più, sì, credo insomma, almeno 15.000. E è fondamentale, proprio per una pianificazione strategica del capitale umano e per l'obiettivo di ringiovanimento, che le persone siano nel posto giusto. E quindi tutta questa parte non può essere svolta in modo efficiente se non mettiamo in campo una mobilità che funzioni, sia volontaria, perché oggi in Italia non funziona neanche la mobilità volontaria laddove ci sono le norme, e qui cito, perché spero si risolva presto, il caso delle cancellerie che hanno carenza di organico e malgrado ci sia una norma, malgrado ci sia un bando del Ministero della Giustizia, lavoratori che chiedono di andare in quegli uffici per problemi burocratici non riescono ad andarci, ma anche eventuali percorsi di mobilità obbligatoria garantendo la dignità del lavoratore, quindi garantendo il trattamento retributivo e un percorso, la non lontananza eccessiva dal luogo, da casa al luogo di lavoro. Finisco dicendo che anche la parte chiamiamo tra noi Sforbici Italia non è una parte fatta in ottica di spending review, perché proprio in questo momento storico, con la revisione del titolo quinto, col progressivo superamento delle province, con delle innovazioni tecnologiche innegabili che ci sono state, noi non possiamo più avere un'articolazione centrale e periferica dello Stato spesso pensata prima della Repubblica, cioè le prefetture ci sono da 200 anni, quindi è evidente che noi proprio per una maggiore efficacia e efficienza dello Stato abbiamo bisogno di snellirlo. Credo che questi, insomma, grosso modo siano i temi più importanti. Una parola in più soltanto sul fatto che un discorso a parte, io credo, merita la ricerca pubblica. Giustamente il Presidente del Consiglio l'ha citata. Io ci terrei che la ricerca pubblica avesse un disegno di legge delega a parte, perché innanzitutto sono enti diversi e poi perché davvero è ora in Italia di avere una ricerca pubblica all'altezza di quella che hanno negli altri paesi, visto che i cervelli li abbiamo. Quindi è colpa, ahimè, della politica che ha trascinato questo tema per troppo tempo, non valorizzare abbastanza le eccellenze che abbiamo per una cattiva organizzazione pubblica. Facciamo un ulteriore giro? De Marchis. Due domande, sia al Ministro Mattia sia al Presidente del Consiglio. Uno, se ci sarà una forma di riconoscimento... Quando si fa la revisione della spesa? Sì, no, sono due domande. Uno, se ci sarà una forma di riconoscimento per le idee che verranno accolte nel confronto con i dipendenti della pubblica amministrazione, cioè se... E alcune di queste idee saranno poi riconoscibili con nome e cognome, e che alcune idee che saranno accolte saranno riconoscibili con nome e cognome. La seconda, siccome anche il Presidente del Consiglio ha ammesso nei giorni scorsi la difficoltà di una riforma della pubblica amministrazione, di una rivoluzione davvero epocale, no? per l'Italia, nelle linee guida che sono state esposte qua si vedono già alcuni punti critici, penso ad esempio al rapporto col Ministero dell'Interno sul taglio netto delle prefetture o sulla centrale unica degli acquisti per le forze dell'ordine. Se questo slittamento non serve anche a preparare meglio una riforma che anche nelle parole del governo è difficile, epocale, che si vuole portare a termine ma che ha tutte le sue complessità. Cioè, tu sostieni che lo slittamento sia frutto di disagio? Sì. Ah, okay. Allora, è la domanda? Sì, è la domanda. Ottimo.
Wanda Marra, il Fatto Quotidiano. Allora, no, la domanda... Devi fare il speaker delle conferenze stampa. Parola a Wanda Marra del Fatto Quotidiano. Grazie. Allora, no, la domanda era questa. Anche se avete chiarito che la filosofia di questa riforma non è tagliare, ma rivoluzionare, cambiare le modalità, eccetera, eccetera, la questione è, ma vi siete fatti un'idea di comunque se è possibile risparmiare qualcosa? Il punto numero uno è quanto, e il punto numero due, se avete un'idea di quanti posti riuscirete a taglierete e quanti posti salverete, cioè il saldo, diciamo, tra queste due cose. Bene, Bonini. Vorrei tornare un attimo sul discorso del rapporto con i sindacati, i quali hanno già detto oggi senza di noi non si fa nulla. Cosa hanno detto? Senza di noi non si fa nulla, Susanna Camusso. La delega, questa risposta c'è alla Madia. Volevo capire perché, se avete incontrato i comuni, le regioni, non avete incontrato prima anche i sindacati. Perfetto. Seconda cosa, il fatto di scrivere direttamente ai dipendenti non è bypassare direttamente i sindacati? Good question. Poi? Basta? Si può anche andare, ci sono i TG, lo dico per voi, magari volete qualcuno. Voglio sapere se tra le modifiche sulla dirigenza c'è anche l'abolizione o riduzione degli attuali limiti all'immissione dall'esterno riguardo alla dirigenza. Ultima domanda. No, io diciamo ritorno alla domanda di prima, se c'è uno sblocco del turnover, in che proporzione? Ecco. L'ultima domanda. Antonino Monterone, Piazza Pulita. C'erano due strutture di missione che dovevano partire l'1 aprile, una per edilizia scolastica e una che riguardava la tutela del territorio. Volevo capire quando partiranno effettivamente, soprattutto sulla ricerca, se avete in mente anche degli investimenti, perché un conto è accorpare gli enti e poi capire se tirate fuori dei quattrini. Poi verrebbe voglia di parlare di politica e se rimangono in piedi gli accordi con le forze di governo per approvare l'Italicum dopo la riforma del Senato, o seppure è cambiata questa condizione. No, no, sembro, capisco il suo giudizio su di me, ma la capisco, cioè non è che sembro così, ma insomma ogni tanto capisco la domanda. Ero stupito con... No, ma l'ho capita, cioè, no, facevo, devo avere una faccia particolarmente affascinante. Onorevole Madia, a lei. Sempre sui sindacati che io ho incontrato, non penso, non credo, spero che non abbiano nulla in contrario sul fatto che consultiamo i lavoratori. Tra l'altro, referendum ai lavoratori, come dire, li fanno anche loro e penso sia assolutamente giusto e patrimonio comune, cioè penso che diventerà un patrimonio comune, ecco. Per quanto riguarda le idee riconoscibili, è un'idea buona che ci dà De Marchis, che possiamo accogliere, cioè potremmo poi rendere pubbliche alcune idee che ci sembrano le migliori e che accogliamo anche con nome e cognome, adesso ovviamente rispettando esigenze di privacy, quindi dovremmo poi contattare le persone. Oggi c'è stata una bella discussione in Consiglio dei Ministri e quindi io credo che in realtà questo mese sia un mese importante anche nel governo, perché ci sono dei temi di competenza esclusiva di funzione pubblica, ci sono dei temi invece di competenza di alcuni ministeri specifici e quindi io non solo spero che con questi ministeri ci sarà un lavoro comune e dalla discussione di oggi mi sembra che tutti i ministri siano orientati a questo, nessuno si è posto contro eventuali punti dicendo su questo non si discute, ma pure molti ministri si sono dimostrati aperti a fare proposte aggiuntive, quindi io credo, anzi sono convinta che il 13 giugno oltre a queste cose ce ne saranno molte altre. Per quanto riguarda lo sblocco del turnover, il mio obiettivo è sbloccarlo al massimo, è per questo che ho messo in fila istituto di trattenimento in servizio, esonero dal servizio, opzione donna, agevolazione del part-time. L'idea è sbloccarlo al massimo in modo strategico, cioè è evidente che nelle province non sblocchiamo il turnover che è già bloccato perché c'è già una norma, non ha senso. Noi sblocchiamo il turnover con entrate strategiche selettive per le amministrazioni che hanno fabbisogni e obiettivi che necessitano nuove entrate e soprattutto nuove entrate selezionate e competenti.
gli esterni. No, cioè la quota del 19,6, il 19,6 lo teniamo. Sì, può forse cambiare, possiamo forse immaginare di diminuire in parte la percentuale, ma insomma grosso modo comunque una quota rimane e penso, insomma io non sarei contraria anche a tenere quella la quota che abbiamo oggi. È stato oggetto di una discussione questo. No, è oggetto di discussione perché è una... No, ma permettete, non date ascolto ai boatos, è proprio un problema di funzioni di fondo, cioè o tu scegli il ruolo unico della dirigenza, una formazione unica, una scommessa sulla dirigenza, sul modello di alcune grandi esperienze, anche continentali e non, e allora puoi tenere il 19, una parte dei dirigenti esterni chiamati indirettamente attraverso modalità che naturalmente possono essere scelte ma che richiamano lo spoil system, oppure tu fai direttamente lo spoil system totale, per cui non fai un investimento sulla dirigenza, sono due scelte di fondo. Noi abbiamo scelto la prima ipotesi, con la valorizzazione della figura del dirigente. Poi vedo qui degli autorevolissimi dirigenti che mi hanno anche severamente redarguito rispetto ad alcune opinioni che io ho e che mantengo, perché a me piacerebbe fare una discussione di merito su questo. Cioè, chi come noi viene dall'esperienza amministrativa ha una visione del rapporto con la burocrazia e con la burocrazia centrale che probabilmente è parzialmente, levate pure il parzialmente, inquadrata nell'ottica di una competizione e di un da Roma non capiscono i territori. Non voglio dire che nell'attuale dirigenza pubblica c'è chi invece pensa che la dirigenza territoriale sia un po' di serie B, ma sicuramente in passato c'è stato anche questo. Visto che sono diplomatico, una roba impressionante. Da ieri a oggi. Quindi questo tema è un tema affascinante, solo che noi non siamo qui a fare accademia, siamo a discutere. Però proviamo a chiedere ai cittadini di partecipare, perché non è che può partecipare soltanto un dipendente pubblico. Se Goffredo De Marchis ha una buona idea, scrive a rivoluzione@governo.it e illustra quali sono le cose su cui si trova più d'accordo, dirà che sul tetto dei manager lui non la pensa come noi, potrà dire che l'istituto del trattenimento in servizio è fondamentale perché manteniamo delle professionalità di grande livello, perché c'è anche questo, cioè il mantenimento, il trattenimento in servizio si tratta di scegliere, se garantisci la possibilità del trattenimento in servizio garantisce a delle persone straordinarie di poter continuare a lavorare, anche meno straordinarie, qualcuna straordinaria, qualcuna no, di continuare a lavorare con te, con il pubblico. Viceversa, se obblighi tutti ad andare in pensione, hai, Mariano giustamente parla di più di noi, siamo stati prudenti, come sempre nelle nostre conferenze stampa, a parlare di 10.000 persone, ma in realtà i calcoli che noi abbiamo fatto sono tra i 14 e i 15.000, giusto? Fino al 2000, ovviamente da qui al 2018. Sono scelte diverse che si possono fare. Io però vorrei dire ai cittadini che noi diamo ai cittadini la possibilità di una pubblica amministrazione diversa. Questo è l'obiettivo dei prossimi 3 anni. È che lo fai in 3 giorni. E si parte soltanto coinvolgendo. Perché se tu non li coinvolgi, i lavoratori e le lavoratrici, dove pensi di andare? Quindi questo è il punto. Rispetto alle domande più politiche, con le quali chiediamo, se siete d'accordo, ne vedo due. Una è sull'Italicum, ma la risposta è sì, si va avanti nelle forme che abbiamo già, quindi questa era facile. Sì, non mi rifare la domanda, perché l'ho capita. La risposta è sì, se poi non ti piace posso dire di no, così almeno non mi rifai la domanda. Però la mia risposta è si prosegue come si è detto. Quindi non c'è nessun tipo di novità, no news, non c'è pezzo, mi dispiace. Diverso è il ragionamento sul rapporto con i sindacati, che incomprensibilmente io trovo molto affascinante. Nella sua domanda c'è forse l'idea che il datore di lavoro non possa parlare con i lavoratori? Non credo. C'è forse l'idea che per discutere con i lavoratori il tramite del sindacato sia vincolante e imprescindibile? Sono argomenti interessanti.
Io credo che mandare un'email a tutti i lavoratori, io l'ho sempre fatto sia da sindaco che da presidente della provincia, e ho ricevuto un sacco di considerazioni, di richieste, di riflessioni. Talvolta ero d'accordo, talvolta no. Ma nel momento in cui noi ci accingiamo a una rivoluzione così sistematica, fermo restando che il ministro è stato talmente brava che li ha pure incontrati, noi siamo ansiosi di conoscere ciò che verrà dai sindacati in termini di opinioni, di riflessioni. Io sono convinto, per esempio, che molti sindacati saranno d'accordo sia sul mettere online tutte le spese che sulla riduzione del 50% dei permessi sindacali nel pubblico impiego. Molti saranno d'accordo, qualcuno no. Conti non è convinto, qualcuno non sarà d'accordo. Per come li vedo io, i permessi sindacali nel pubblico impiego non sono pochissimi. E se dobbiamo efficientare, si può efficientare facendo tutti uno sforzo. Questo mi sembra che sia uno sforzo fattibile. Mettere la spesa online, se vale per il pubblico, può valere anche per i partiti, secondo me, lo sapete, anche per i sindacati. Allora, su questi temi sarebbe affascinante discutere. Quale migliore occasione di un mese di grande dibattito culturale su questi temi, con l'impegno però che il 13 giugno si va in Consiglio dei Ministri? Quindi, discutere quanto volete, ma poi alla fine si decide. Perché se si discute per il gusto di discutere, siamo al bar dello sport. Se si discute e poi si decide, siamo quello che dobbiamo essere. E allora chiudo su questo tema. Noi in questi giorni abbiamo dato i primi segnali concreti. La proposta di legge costituzionale che è attualmente all'esame del Senato per il superamento del bicameralismo perfetto, il titolo quinto, l'inizio dell'abolizione di enti inutili costituzionali e non, l'investimento sull'edilizia scolastica e l'idrogeologico, il piano di spesa dei fondi europei, la restituzione dei mitici 80 euro netti mensili a chi guadagna poco, la vendita delle auto blu, tra l'altro, per chi continua a dire sono 6, noi le abbiamo messe in vendita 52 e sono aggiudicate 52, chiusa parentesi. I primi provvedimenti per il rilancio del lavoro, che sono stati anche oggetto di discussione, la riduzione dell'IRAP per le imprese, perché non ne parla più nessuno, ma l'IRAP per le imprese è una roba enorme rispetto alla storia degli ultimi mesi e degli ultimi anni. In questo scenario abbiamo offerto all'attenzione dei cittadini anche una serie di norme sulla pubblica amministrazione che credo possano dare il segno finale della svolta. E io vorrei ringraziare le donne e gli uomini che hanno lavorato con Marianna Madia in questo periodo, anche perché la mia impressione è che nel prossimo periodo avranno ancora da lavorare. Il disegno di legge delega e il decreto legge che loro avevano già pronto, perché loro si erano organizzati per arrivare ad oggi con un disegno di legge delega e un decreto legge. Modello lavoro, no? Però, e sono grato a Marianna per questa intuizione, forse è stato più giusto toglierlo dalla campagna elettorale e soprattutto aprirlo e allargarlo alla considerazione dei lavoratori. Qualcuno ha detto c'è forse una mancanza di accordo, è stato Goffredo, ma è andato via, e allora rispondo a lui in contumacia. No, non è questo il punto. Anche perché su questo punto, guardate, le divisioni poi sono trasversali. Cioè, mentre quando vai a fare un ragionamento di politica economica c'è la destra e c'è la sinistra e le discussioni che immaginate, quando si va a ragionare di come si riorganizza la capitaneria di porto o di come ci si reimposta sulle prefetture, il problema non è destra-sinistra, è tra valutazioni coerenti e comprensibili diverse. Per questo affrontiamo questo mese con il passo di chi vede a portata di mano una straordinaria opportunità, quella di cambiare la pubblica amministrazione, lo fa coinvolgendo e non obbligando. Noi non stiamo obbligando nessuno, non siamo quelli dei diktat, però siamo quelli che dicono il conto da rovescio è iniziato, il 13 giugno si decide, chi ha più idee, chi ha più forza, chi ha più tela tessa, noi siamo disponibili ad ascoltare, anzi chi ci dà un aiuto, chi ci dà un suggerimento, chi ci fa una critica, aiuta il paese, però poi alla fine se cambiamo la pubblica amministrazione l'Italia torna a crescere, se la pubblica amministrazione non la cambiamo rimaniamo un paese impantanato e nella melma, e io credo che noi potremmo cambiare. E basta. Le strutture di missione sono una già individuata nella persona
di Erasmo D'Angelis come responsabile dell'unità di missione per la tutela idrogeologica, per il, contro il dissesto idrogeologico, quindi per la tutela, e l'altra per la scuola la annunceremo in una conferenza stampa ad hoc la settimana prossima, a questo punto già che ci sono ve la dico anche questa, poi ho finito. Qualche giornale ha scritto: ehi, attenzione, non hanno messo tutti i soldi che avevano promesso per la scuola. I soldi che stanno nell'ultimo decreto per la scuola sono quella parte di denari che mancano per sbloccare tutti i fondi del patto di stabilità come richiesto dagli amministratori. Cioè, i 244 milioni, mi pare che fosse quella cifra lì, non sono l'intero stanziamento del governo italiano, che è 3 miliardi e rotti, ma sono quella percentuale che consente di vincere i limiti del patto di stabilità. E quindi, siccome è una cosina di quelle ghiotte da presentare, la presenteremo la settimana prossima con l'individuazione della responsabile dell'unità di missione. E però io la abbatto lei. Cioè, qual è la tua? Sì, però Angela, ora poi veramente sono... Sì, l'hai presa... Il PIN unico ha un tempo di attuazione in via definitiva di almeno un anno. Non è che tu lo fai dalla mattina alla sera, il PIN unico. Entro il 13 giugno parte la fatturazione elettronica e le prime sperimentazioni anche del PIN. Rispondo a Mauro, che però l'ho un po' tirata per i capelli, dovrà riconoscerlo. No, vabbè, va pronta per una carriera politica. La discussione è, però, visto che la domanda l'hai fatta così articolata, ho il dovere di dare una risposta breve ma chiara. Punto numero uno, l'atteggiamento di ieri al congresso del SAP è stato inaccettabile e ha portato disonore nei confronti delle migliaia di donne e uomini che vestono una divisa e che fanno il loro lavoro in modo straordinario. Io ho immediatamente chiamato la signora Patrizia pregandola di portare il mio abbraccio al marito Lino, al figlio Stefano, però le dico anche che quell'abbraccio è un abbraccio che credo non sia l'abbraccio del Presidente del Consiglio, sia l'abbraccio delle donne e degli uomini che con la divisa servono il proprio paese in modo straordinario, che sono tantissime, e che si sono sentiti disonorati da quel gesto. Non credo che noi possiamo liquidare eventuali sentimenti, lei ha definito, di insofferenza delle forze dell'ordine, con un atteggiamento sbrigativo o in una conferenza stampa in cui si parla di altro. Però credo che non sia possibile minimamente associare il gesto di insofferenza a una reazione di violenza e, aggiungo, a una reazione che in questo caso è una reazione che porta alla morte di un giovane, con sentenza che è sentenza definitiva e quindi non con una supposizione ma con un procedimento che è passato in giudicato. Se poi a questo aggiungo, e ho chiuso, che nella vicenda specifica io sono stato a Ferrara quando ci fu una provocazione nei confronti della signora Patrizia, andando a fare dei banchetti sostanzialmente sotto il luogo dove lei lavorava, che mi pare sia il comune di Ferrara, sto parlando di una vicenda di un anno e mezzo fa, qualcosa del genere, adesso vado a memoria, per cui può darsi che non stia dicendo le cose, questo dà il quadro di una questione che non posso accettare di tenere insieme ad altro, è una vicenda che si giudica per quello che è. Non ci sono dei tagli alle forze dell'ordine intesi come tagli agli stipendi, non ci sono. Se diciamo che in una città dove ci sono 7 strutture di mensa ne facciamo una unica, non stiamo tagliando le forze dell'ordine, stiamo evitando di buttare via soldi dello Stato. Se diciamo che in alcune realtà certi compiti li deve fare soltanto qualcuno, per esempio noi non l'abbiamo messo, ma è naturale che una razionalizzazione delle funzioni sia doverosa.
Questo però attiene a un ripensamento complessivo che avremo modo di verificare e di discutere nel tempo. Oggi, se lei mi dice c'è bisogno di dare più denari a chi sta sulla strada, le dico sì. Aggiungo, c'è anche bisogno di consentire alle tante donne e uomini che lavorano nelle forze dell'ordine di fare il proprio lavoro tranquillamente. Io credo che una parte degli autisti che stiamo liberando, dei poliziotti che fanno gli autisti, siano felici di tornare al proprio lavoro. Perché devono fare l'autista al politico? Avete visto che noi abbiamo ridotto il numero delle auto blu, facendo contemporaneamente un accordo con la polizia perché queste persone possano tornare a fare il proprio lavoro, che non è quello di scarrozzare i politici a destra e a manca. Poi ci sono delle forme di sicurezza, delle realtà, dei protocolli istituzionali che sono doverosi e da difendere, ma che non possono riguardare i numeri che abbiamo visto essere cresciuti a dismisura. Quindi, se c'è una sofferenza, insofferenza, una ipersensibilità, volentieri discutiamo e parliamo, ma non mettiamole insieme né al processo di revisione della spesa, né men che mai a un atto di violenza inaudito a cui si è aggiunto ieri, purtroppo, una provocazione profondamente ingiusta e che ha addolorato, ripeto, sicuramente la famiglia, sicuramente le istituzioni, ma soprattutto, no, soprattutto, ma anche le donne e gli uomini che fanno bene il proprio lavoro. Grazie, arrivederci. Che è successo? La foto della Mariana.